Effetto placebo. Abbiamo visto che il farmaco all'inizio della sua storia può essere testato clinicamente verso il non farmaco, cioè il placebo, ovvero una compressa in cui non c'è nessun principio attivo. E quando questo effetto placebo funziona, questo mette un po' in crisi la medicina che si basa sulle evidenze. In quanto non si capisce come fa a funzionare il non farmaco, cioè quindi l'effetto placebo va a diminuire l'efficacia del farmaco. Le medicine invece alternative sono quasi offese, in quanto vanno sentono offese, nel senso dicono: allora tu pensi che tutti i risultati che io ottengo siano dovuti a un effetto placebo, cioè a una capacità di guarire senza necessitare del farmaco. In realtà questo effetto placebo dovrebbe essere studiato un po' con più attenzione. Vediamo perché. Nell'artrite reumatoide noi abbiamo una risposta placebo del 30%, che è più o meno quella che c'è nelle patologie neurologiche. A differenza delle patologie neurologiche, l'artrite reumatoide è una patologia dove la diagnosi non viene fatta. La valutazione non viene fatta ascoltando il paziente che riferisce quante crisi ha avuto, epilettiche, quanti attacchi cefalalgici, cioè è un dato abbastanza oggettivo. E una meta-analisi, quindi commettendo insieme tantissimi studi, dimostra che nel sottogruppo di pazienti in cui avevano avuto delle pregresse esperienze positive ai farmaci, quindi erano molto fiduciosi sull'azione del farmaco, l'effetto placebo sale e arriva all'83%. Cioè l'83% di pazienti affetti da artrite reumatoide migliora mentre sta assumendo il placebo invece che il farmaco. È interessante notare come alcuni autori che riportano degli incredibili miglioramenti con un cortisonico, con un antinfiammatorio che viene molto usato, diciamo, per l'infiammazione intestinale, si intitolano il loro articolo: ma allora questa patologia ha origine nell'intestino? Su un'altra patologia i dati sono ancora più sorprendenti. Allora, nel Parkinson si sa che manca, c'è poca dopamina a livello cerebrale, quindi si è arrivati a proporre un trapianto di neuroni dopaminergici. E anche in questo tipo di intervento viene riportato un effetto placebo, che è l'intervento simulato, cioè il paziente viene anestetizzato, viene rasato, viene fatto un taglietto, ma non viene fatto nessun trapianto, e questo migliora per l'effetto placebo. E un lavoro su Science dimostra che la quantità di dopamina rilasciata correla con il miglioramento clinico qualsiasi trattamento, indipendentemente dal trattamento, cioè sia che abbia dato un farmaco, il placebo del farmaco, abbia fatto l'intervento chirurgico vero o quello simulato. Quindi chi migliora e perché riesce a produrre più dopamina. Anche negli studi sui farmaci, sulla terapia del dolore, è riportato un effetto placebo, e questo scompare se si usa il naloxone che va a bloccare il legame delle endorfine con i loro recettori. Quindi anche chi risponde al placebo in questi studi è perché è veramente in grado di produrre più endorfine. Quindi quell'effetto placebo ci dimostra una nostra capacità a modificare la nostra neurochimica, la nostra biochimica, indipendentemente dalle sostanze che introduciamo, quindi un meccanismo endogeno che ci permette di andare a migliorare il nostro stato di salute. E chiaramente è di interesse andare a studiare queste capacità, di andare a stimolare questi nostri processi endogeni, dipende dai risultati. E in effetti noi vediamo che con il placebo si arriva ad avere anche un miglioramento del 20% della lesione a sclerosi multipla. Non è raro avere una riduzione delle crisi superiore a 50, delle crisi epilettiche superiore al 50% durante il placebo. Quindi il placebo
possiamo considerare un condizionamento ambientale. Il paziente entra in uno studio, pensa di ricevere il farmaco più innovativo, vede un forte interesse nei confronti dei medici, che sono molto disponibili nei suoi confronti, riesce a fare esami che difficilmente farebbe fuori dallo studio, accertamenti, eccetera, eccetera, quindi si sente più curato e questo è quindi un condizionamento ambientale. Ma noi abbiamo degli studi proprio sul condizionamento ambientale. Più interessanti sono quelli sulle droghe d'abuso, dove vengono utilizzati dei topi che vengono resi dose dipendente da quantità di droga d'abuso medio-alta e che gli viene somministrata quotidianamente. Noi vediamo che se all'animale questa droga, la ricerca ormai abituata a riceverla, gli viene iniettata nella gabbia dove dimora, muore di overdose. Se invece lo mettiamo nella gabbia dove lui si aspetta di ricevere e non gliela diamo, ha la crisi d'astinenza, cioè quindi lui dopo ha capito che quello che riceverà, che gli sarà iniettato, gli provocherà uno sbilanciamento tra sistema eccitatorio e inibitorio e lo sbilancia per prevenirlo. Per cui se io gli inietto questa quantità di droga prima che lui si sia sbilanciato, questo suo sistema inibitorio eccitatorio muore. Se una volta che si è sbilanciato non gliela somministro, c'è la crisi d'astinenza. E articoli su riviste molto importanti della medicina convenzionale, uno è Brain, l'altro è Gut, dimostrano come questa capacità di rispondere a un condizionamento ambientale non è né del cervello né dell'intestino, ma è dell'asse intestino-cervello. Questo è il concetto della meostasi.